Ciao amici e benvenuti a questo nuovo video di Calcio Pazzo. Oggi parliamo di Sandro Tonali. Perché? Perché è l'uomo del momento, dopo la convocazione in nazionale, un talento veramente mostruoso che nelle movenze, come abbiamo già detto nel precedente video che parlava di lui, se non l'avete visto andatelo a vedere, ricorda molto Pirlo. Però io ad una prima osservazione ho subito detto, ragazzi, sì, ricorda Pirlo, ma è molto più cattivo. Cioè, questo è uno che, a parte è un po' più corazziere proprio fisicamente, è uno che ti ruba il pallone, te lo sradica proprio e fa ripartire l'azione velocemente. Per cui rispetto a Pirlo, secondo me, in prospettiva, perché ad oggi non è nemmeno un lascio dello scarpino di Pirlo, però in prospettiva può diventare anche più forte perché unisce appunto la forza fisica. Tant'è vero che lui stesso, in conferenza di presentazione nazionale, ha detto che sì, Pirlo è un grandissimo, per carità. Ma lui si ispira a Gattuso, che da una parte uno, mentre sente queste parole, sgrana un po' gli occhi. Però, se noi andiamo ad analizzare Gattuso, il culo che si faceva in campo e soprattutto l'integrità morale di questo allenatore, oggi allenatore, ex calciatore, secondo me è invece importante ispirarsi a Gattuso quando si gioca al calcio. Detto questo, va aggiunto che Tonali si è dichiarato tifoso del Milan, per cui secondo me ha mandato anche un messaggio d'amore nei confronti di Gattuso, sperando di essere preso in considerazione proprio dal Milan. Il presidente del Brescia ha già fatto capire, insomma, chi lo vuole hop hop din din, proprio a sugo di caramella te lo vende, perché giustamente la Roma quest'estate ci ha provato con Monchi, ha offerto 15 milioni che sono stati rimandati al mittente proprio perché su di lui ci sono gli occhi di tutta Italia, ma anche di buona parte dei club europei, per cui lui chiaramente spera di riuscire a scucire almeno 30 milioni. Per cui, quali sono le squadre interessate? La Roma, giustamente, già ha fatto dei passi quest'estate e rinnoverà sicuramente il suo interesse a giugno. Perché? Perché c'è da sostituire De Rossi ormai a fine carriera. La Juventus, perché la Juventus è su tutti i talenti più forti italiani, perché uno, perché se lo può permettere, due, perché comunque nel suo DNA ci sta il discorso di, dopo che si è fatta scappare Verratti, ci sta il discorso di volersi accaparrare il giovane italiano nel ruolo più interessante. Il Milan, perché è stato chiamato in causa giustamente e perché comunque Biglia ha dimostrato che uno, fisicamente c'ha qualche problema, e due, comunque non è che si è proprio mai bene bene inserito nel discorso, nel centrocampo del Milan, per cui Tonali sarebbe un fiore all'occhiello. Io credo ci sia anche l'Inter, perché sempre perché economicamente questa nuova Inter se lo può permettere, perché c'è Marotta che presto prenderà casa a Milano, e per cui diciamo che i più grandi club italiani, il Napoli anche interessato, lo ha espresso più volte, quindi diciamo i cinque club più grandi italiani sono interessati a Tonali. Ma non solo, c'è anche il Chelsea. Sarri ha già espresso il suo gradimento e il Chelsea, voglio dire, c'ha potere economico forse più grande di tutti questi che ho appena citato. Per cui vedremo dove andrà Tonali. Alla fine io penso poi conterà anche molto il gradimento del calciatore che l'ha già espresso nei confronti del Milan. Allora la domanda è questa: secondo voi Tonali dove va? A chi serve di più di queste squadre menzionate? Ragazzi, allora vi ricordo, oltre che iscrivervi al canale ed attivare la campanella, perché senza campanella non si canta la messa, iscrivetevi a Calcio Pazzo 2015, questo canale Instagram che sta crescendo in maniera esplosiva dai 150 iscritti al giorno in più, e poi ci abbiamo Calcio Pazzo Show che ogni martedì alle 15:30 va in onda, quindi se non l'avete fatto, ascoltatevi la puntata strepitosa ultima di martedì con tutti i più grandi youtuber che sono intervenuti, che tra l'altro essendo un format giovane, ha raggiunto già cifre importanti. L'ultima puntata ha superato le 2000 views, che per questo canale con 3500 iscritti comunque è un ottimo risultato. Un saluto e sempre Caccio Paccio!